E bentornati sul canale. Dunque, dopo aver letto Il Trono di Ghiaccio, avevo bisogno di una pausa perché, come sapete, se leggo una saga tutto d'un fiato, io poi mi scordo quello che c'è in mezzo, quindi mi sono proprio imposta perché avrei voluto leggere il secondo capitolo, ma ho detto stop lì. E quindi, dopo un fantasy, la mia scelta è caduta su un romance. E visto che ultimamente ho letto Il Fabbricante di Lacrime e mi è piaciuto, a gennaio è uscito il nuovo libro di Erin Doom e quindi ho letto Nel modo in cui cade la neve di Salani, che è uscito a gennaio di quest'anno. Il libro, come vi ho detto, è un romance e la protagonista è Ivy, una ragazza di 17 anni che è cresciuta in una cittadina sperduta nel niente nel Canada, al confine con l'Alaska. È cresciuta lì tra la neve, tra i boschi, in una casettina di legno, insieme a suo padre. Sua madre è morta quando era piccola, quando aveva pochi mesi. La storia inizia quando il padre di Ivy muore e lei, 17enne, non ha nessuno, non è ancora maggiorenne e quindi viene affidata al padrino, a John, però lui sta in California, quindi si deve trasferire. John la porta nella sua casa, una grandissima villa, e finché lei non arriva in casa e non trova lì un ragazzo, lei si era scordata completamente che John aveva un figliolo, Mason, che ha la sua stessa età. Mason sin dall'inizio mette le cose in chiaro, appena rimane da solo con Ivy, gli dice subito chiaro e tondo: te qui non sei la benvenuta, io qui non ti ci voglio, non disfare le valigie, tanto fra pochino te ne riandrai. E lei sinceramente non comprende comunque questo astio. Ora, lei non si ricordava di Mason perché tutte le volte che John andava a trovare lei e suo padre in Canada non veniva mai con lui, quindi se l'era un po' dimenticato. Sì, John gli parlava di suo figlio, però non l'aveva mai conosciuto in realtà. Quindi, Però non riesce a capire perché Mason ha tutto questo astio nei suoi confronti. Alla fin fine la casa è grande, lei si fa gli affaracci sua, è sempre molto sulle sue, gli piace comunque la solitudine, è comunque in uno stato, è in lutto, quindi è molto triste, sta sempre tra le nuvole, nei suoi pensieri, quindi dice: perché mi tratti così? Se Mason non vuole Ivy tra i piedi, non la vorrebbe nemmeno a casa sua, di contro John, il padrino, invece è molto protettivo con lei, non vuole che esca da sola, ha detto a tutti che è sua nipote, non ha detto che è comunque una ragazza, la sua figlioccia, ha detto che è sua nipote, dice per proteggerla. Ma perché la deve proteggere? La deve proteggere dal passato di suo padre, perché suo padre, prima che Ivy nascesse, ha fatto qualcosa. Ha scoperto una cosa e io non posso dirvi altro perché sennò vi faccio spoiler. Come vi ho detto, andavo un po' sul sicuro. Il Fabbricante di Lacrime mi era piaciuto e anche questo l'ho divorato in 3 giorni, contando che sabato poi ho fatto anche le 3 del mattino a leggerlo. Mi sveglio il giorno dopo alle 10:30 di domenica mattina, mio marito mi fa: hai letto fino a tardi? E io sì, non riuscivo a staccarmi. L'autrice è proprio brava a trasmettere le emozioni della protagonista. Ivy è triste, è in lutto, quindi soffre, sofferenza, dolore. Io proprio li ho sentiti e quindi è veramente, veramente brava a trasmettere queste emozioni. Poi c'è da dire che finalmente c'è un protagonista, sì, che non tratta benissimissimo sin dall'inizio Ivy, la protagonista, però non è un caso umano, cioè ultimamente tra Kiss Me Like You Love Me, anche Il Fabbricante di Lacrime bullizzava, fra virgolette, un po' la protagonista all'inizio. Diciamo che qui sì, c'è un po' di astio, ma poi si risolve tutto, fra virgolette, quindi non è come gli altri. Quindi mi è piaciuto anche questo, c'è un'apertura poi dei personaggi, c'è una crescita, e quindi mi è piaciuto un sacco. Una differenza tra l'altro con l'altro suo romanzo è che Il Fabbricante di Lacrime a tratti poteva sembrare ripetitivo, c'erano fra virgolette sempre le solite cose, qui invece no, qui ci sono sempre nuove dinamiche, nuove scene, è difficile che si ripeta qualcosa, quindi mi è piaciuto anche per questo. E niente ragazzi, fatemi sapere se lo avete letto, cosa ne pensate.
Io come sempre vi ricordo di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale, e qui sotto trovate il link per gli altri miei profili social. Io vi mando un bacio e ciao a tutti!